un laboratorio analisi a chilometro zero. È questa l'ultima iniziativa nata al San Bassiano per mettere in rete la sede centrale con gli ospedali di comunità, strutture sanitarie intermedie che accolgono temporaneamente pazienti fragili o che stanno guarendo e che vanno gestiti da vicino. E così, su un semplice tavolo di 2 metri, trova posto un cosiddetto point of care test, una serie di macchine che fanno un semplice test di base al paziente che non si dovrà più spostare. E ovviamente il supporto diagnostico consente di dare questo servizio anche più in sicurezza ed è in linea anche con la DGR del Veneto del 16 giugno del 2020 che punta a potenziare l'assistenza territoriale, tra cui anche prevede il potenziamento, cioè il supporto alle queste strutture intermedie che sono ospedali di comunità con un supporto diagnostico. Apparecchi, quelli installati negli ospedali di comunità che danno in pochissimo tempo e con grande precisione informazioni precise per i medici. Da questo l'idea condivisa con la direzione di implementare una serie di sistemi che in pratica rappresentano un po' quello che noi possiamo trovare in pronto soccorso quando accediamo per una questione di urgenza emergenza. Quindi tutta una serie di test di base ovviamente che possono però essere eseguiti al letto del paziente con tutti i vantaggi che ne possono derivare. I benefici sono molti, ad esempio se il quadro clinico improvvisamente o durante la notte cambia e peggiora, si può capire in tempo reale la causa. E poi minor disagio per il paziente, che non deve più essere trasferito per accertamenti in ambulanza all'ospedale, col rischio di essere poi rimandato indietro dopo ore di attesa perché magari non serviva il ricovero. Possiamo decidere se il paziente può essere trattato con una terapia immediata rimanendo in loco oppure se c'è la necessità di ricoverarlo. Potete ben capire come tutto questo non solo contragga i tempi di questa operazione, ma vada ad eliminare tutta una serie anche di disagi che il paziente in questo momento deve sottoporsi perché deve essere trasportato su una struttura ospedaliera per acuti. L'obiettivo principale dunque è intervenire sull'appropriatezza del ricovero, cioè trasferire il paziente in ospedale per acuti, specie in periodo di pandemia da Covid, solo se c'è una reale necessità. Quindi non solo un minor disagio per il paziente e anche una contrazione dei tempi di assistenza, ma soprattutto anche la possibilità di andare a verificare che questa cosa possa essere fatta in sicurezza. Da qui parte l'idea e ovviamente questa idea ci ha portato a realizzare questa tipologia di laboratorio al punto di cura. Più nel dettaglio, con questo progetto profondamente innovativo che sta per partire, la direzione generale e il direttore del laboratorio analisi dell'UL7 col suo staff hanno pensato di dotare gli ospedali di comunità di un kit di strumenti per effettuare esami di base, quelli che sarebbero disponibili per il paziente anche al pronto soccorso. Quindi abbiamo posizionato uno strumento che in questo momento è utilissimo ed è quello che misura l'emogas nel sangue, quindi tutta la saturazione o la presenza di gas nel sangue, uno strumento che mi dà gli emocromi, quindi la conta dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine, uno strumento per la funzionalità epatica, renale, la glicemia e gli ioni nel sangue, uno strumento che mi dà come risultato le proteine della fase infiammatoria acuta, uno strumento per la coagulazione, perché tanti di questi pazienti devono comunque avere un monitoraggio per le terapie degli anticoagulanti e, o anche quelli di nuova generazione, e uno strumento che mi dà indicazione sullo stato dell'esame urine. Insomma, un progetto che prevede un primo test direttamente al letto del malato, una sorta di laboratorio analisi a chilometro zero. Nessuna opera muraria e solo poche cartucce smaltite senza problemi. Il valore aggiunto è, come vedete, questo è un data manager che si consente non solo di mettere in rete tutti gli strumenti e quindi di raccogliere tutti i risultati che escono dagli strumenti, ma questo spara direttamente il risultato nel nostro list di laboratorio. Il dato viene trasformato in referto con tutto quel che significa, cioè con i commenti che noi possiamo mettere e che possiamo quindi essere d'ausilio al clinico che li vedrà, ma soprattutto il dato rimane nel nostro database, quindi è un dato vero e proprio per quanto riguarda il paziente e non un'analisi che viene perduta. I dati raccolti, altro grande valore aggiunto del progetto, vengono inviati direttamente al laboratorio analisi dell'UL7 al San Bassiano, dove i medici stilano il referto e indirizzano le cure, e tutto viene memorizzato senza il rischio che il paziente perda o elimini le informazioni. Gli esami fisicamente sono fatti dal personale infermieristico presente nella struttura. Infatti noi abbiamo con cura scelto degli strumenti che non richiedono pretrattamento del campione proprio per non avere
problematiche di nessun tipo. Il dato durante il giorno viene esaminato dal medico di struttura presente. E poi lo sforzo del laboratorio analisi, impegnato a trasmettere ai colleghi degli ospedali di comunità le istruzioni per l'uso delle macchine, ma anche la cosiddetta formazione continua, con il personale di Bassano direttamente sul posto ogni settimana per un corso di aggiornamento e per garantire l'assistenza tecnica agli strumenti. Durante la notte l'esame può essere analizzato o dal medico della continuità assistenziale, oppure, siccome questo progetto è stato condiviso e coinvolge anche i pronti soccorsi, il reparto di medicina interna oltre che la cardiologia, loro hanno dato la disponibilità di poter essere contattati. Il vantaggio è anche economico, c'è un minor aggravio sulle strutture ospedaliere per acuti che, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria, è opportuno e necessario che mantengano una forte capacità di accoglienza per i casi più urgenti. Posti che restano liberi, dunque, con un risparmio economico. Risparmio legato anche alla migliore gestione degli strumenti e del personale. Oltre a quelli che sono i vantaggi, quindi sui minor disagi, i minor oneri, la appropriatezza del ricovero, abbiamo anche visto tramite l'analisi economica del dato che mentre la degenza in un ospedale di questo tipo costa circa 150 euro al giorno, un paziente ricoverato anche in un reparto ospedaliero a bassa intensità di cura tipo la geriatria ne costa almeno 230. Anche se noi andiamo ad aggiungere quel costo che può derivare dall'esecuzione degli esami, che abbiamo stimato in base all'esperienza della tipologia di pazienti intorno a 16 euro, ovviamente non raggiungeremo mai i costi ospedalieri. Un risparmio già studiato e previsto nel dettaglio che potrebbe raggiungere le centinaia di migliaia di euro all'anno. Quindi, risparmiando giornate di degenza in ospedali per acuti, avremo sicuramente un risparmio che andremo a verificare adesso questo progetto alla durata di 6 mesi con gli indicatori che ci siamo dati. E ovviamente anche l'assistenza sarà migliore per i pazienti, più a misura d'uomo, personalizzata, privilegiando l'ormai nota umanizzazione delle cure che ispira tutte le scelte dell'ULSS 7. Ovviamente lo scopo riguarda anche la tipologia di assistenza che noi forniamo, che sarebbe comunque una specie di sanità a chilometro zero, perché il paziente non sarebbe necessario trasportarlo nelle strutture per acuti, dove sappiamo, viste purtroppo la situazione, potrebbe attendere anche un po' di tempo prima di poter essere preso in carico. Quindi in realtà questo rappresenta anche un primo passo per quella che noi definiamo la medicina di iniziativa, cioè il paziente in questo sistema potrebbe entrare nel triage molto più rapidamente. Dunque un primo passo questo per dare al paziente servizi molto più rapidamente, quella che è definita medicina di iniziativa. Quello che ha lo scopo di andare a creare una rete di collaborazione non solo fra l'ospedale per acuti, l'ospedale di comunità, l'assistenza domiciliare e le unità di assistenza continuativa, ma ha lo scopo proprio di creare una rete anche con le strutture territoriali. Parlo delle residenze sanitarie assistite, tutte quelle che possono essere quelle associazioni che assistono i disabili, cioè è un primo passo verso la creazione di un triage facilitato per queste categorie più fragili. E grazie a tecnologia, telematica, telemedicina, cambia completamente la concezione di laboratorio analisi, che modifica anche la sua tradizionale vocazione. È da considerarsi un vero e proprio reparto senza muri, perché come abbiamo dimostrato con questa esperienza, il dato che sia fatto nell'ospedale, che sia fatto nell'ospedale di comunità, che sia fatto nelle associazioni di medici in medicina generale o in qualsiasi altra parte, se ben organizzato, può rientrare in laboratorio come se fosse fatto fisicamente all'interno del laboratorio e controllato con la stessa qualità come viene eseguito in laboratorio. Nell'ULS 7 oggi già esiste un unico laboratorio con 3 sedi, Bassano, Asiago, Sant'Orso, tutte in comunicazione tra loro in tempo reale. Nella pratica quotidiana possiamo parlare di laboratorio unico con 3 sedi diverse, ottimizzate dal collegamento in rete. Ecco un altro passo in avanti rispetto ad anni fa, un valore aggiunto, non certo una limitazione. E testimonia il fatto che rispetto a tanto tempo fa, gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia informatici che telematici, ma anche di telemedicina, ci consentono di far sì che il laboratorio PUCT
non sia sostitutivo del laboratorio, ma sia un'integrazione dello stesso e quindi vada a far parte di quello che è il nuovo modello organizzativo pensato per il laboratorio, che va dal lab che si occupa di tutta la medicina di laboratorio specialistica allo SPOC che ha il compito di presidiare il territorio. A maggior ragione lo SPOC diventa un anello dell'integrazione nel modello, perché addirittura può raggiungere strutture esattamente all'esterno sia dell'ospedale ma anche delle strutture dell'azienda. In tutto questo processo anche il Covid ha giocato un ruolo importante. Il Covid in questo periodo, nel bene e nel male, ha avuto un ruolo essenziale in questa cosa, perché ci ha dimostrato e ci ha insegnato quanto importante sia presidiare il territorio. E su questo devo dire il Veneto ha dato una grande dimostrazione, perché il fatto di aver controllato nelle residenze sanitarie assistite la popolazione e gli ospiti senza riversarli all'interno delle strutture per acute è stata una strategia vincente nella gestione di tutti quanti i pazienti. Il messaggio ai cittadini è soprattutto quello di far percepire che il territorio, i pazienti, le persone sono seguite bene. Lo scopo è quello di far percepire al cittadino che comunque in ogni situazione è seguito, una sanità a chilometro zero garantita, e quindi questo deve far sicuramente sentire la popolazione molto più sicura, perché ovviamente questa è quello a cui noi stiamo puntando come obiettivo prioritario. Un progetto che condizionerà in positivo anche il futuro e risponderà al bisogno di salute sempre crescente dei cittadini della Pedemontana. Io penso che questo progetto rappresenti veramente un passo in avanti rispetto a quello che sarà il nostro futuro, e cioè puntare sulla medicina d'iniziativa, proprio creando il modello della rete anche per la prevenzione. Cioè la medicina d'iniziativa ha lo scopo di regalare alle persone anni di vita in salute, soprattutto tramite l'integrazione e la creazione di una rete ospedale-territorio.